Il movimento operaio in questo paese non è ancora morto, si è ricostituito. Le contraddizioni che c'erano mica sono state risolte. Oggi si deve essere più comunisti di ieri, è più importante. Un tuffo negli anni 70? Tutt'altro. Questo è il PC di oggi, ricostituito a Bologna nel giugno scorso, che scende in piazza a Livorno per ricordare l'anniversario della sua fondazione, avvenuta qui il 21 gennaio 1921. Le bandiere rosse, con i valori che rappresentano, per i militanti comunisti sono sempre le stesse di 96 anni fa. Avere una casa per tutti, un tetto per tutti, del cibo per tutti, del vestiario per tutti. Crediamo ancora oggi nel comunismo come forma di democrazia. C'è spazio per una vera sinistra oggi in Italia, visto che i poveri continuano a aumentare. Evviva il comunismo e la libertà! La nostra bandiera è la rossa, classe operaia, la riscossa! Durante il post-renzismo, il Partito Democratico per il PCI è una sfida, non solo di valori, ma anche elettorale. Noi ci collochiamo in alternativa al Partito Democratico, guardiamo ad una proposta politica che si misuri con i problemi reali che oggi la gente vive. Il PD che sta avendo una deriva sempre più centrista, se non qualcosa in più, ci sta agevolando, non possiamo negarlo. Tutto quello che Berlusconi doveva fare l'ha fatto lui. Mi piacerebbe citare Gramsci, i passeri con i passeri, le allodole con le allodole. Quasi quasi mi viene di ringraziarlo, che continui così a fare disastri. È un partito deliberatamente di destra. Bandiera rossa la trionferà. E mentre si vendono gadget per finanziare la nuova formazione comunista, Enrico Berlinguer, Ho Chi Minh, Fidel Castro. Per strada i livornesi osservano sfilare il corteo. L'effetto è tanto. Un po' di nostalgia sicuramente. Mi fa piacere che qualcuno ci crede sempre, ma anche la Cina non ci crede più. Ma se qualcuno prova a definire il PC di oggi nostalgico, ah ragazzi, io mica sono comunista così, sono comunista così.